Buongiorno a tutti, sono Alberto Scipione, uno studente dell'Istituto Tecnico Agrario di Cassino, medaglia d'oro, e frequento la classe quinta. Oggi vi parlerò di Fabrizio De André, perché è stato un talento. Fabrizio De André è stato uno dei più grandi cantautori di tutti i tempi, italiani ovviamente. La popolarità e l'alto livello artistico del suo canzoniere hanno spinto alcune istituzioni, dopo la sua morte, a dedicargli vie, piazze, parchi e biblioteche e scuole. In quasi 40 anni di attività artistica, De André ha inciso 14 album in studio, più alcune canzoni pubblicate solo come singoli, che poi riedite in antologie. Molti testi delle sue canzoni raccontano le storie di emarginati, ribelli e prostitute, e sono delle vere e proprie poesie. È l'artista con maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con 6 targhe e un premio Tenco. Idee anarchiche e pacifiste è stato uno degli artisti che maggiormente hanno valorizzato la lingua ligure. Ha affrontato inoltre, in misura minore e differente, altri idiomi, come il gallurese e il napoletano. Durante la sua carriera ha collaborato con personalità della cultura e importanti artisti della scena musicale italiana. Fabrizio De André nasce il 18 febbraio del 1940 nel quartiere genovese di Pegni, dove nel 2001 è stata posta una targa commemorativa dal Comune di Genova. Negli anni del dopoguerra, De André conosce Paolo Villaggio, diventandone intimo amico, con il quale dividerà gran parte delle sue scorribande giovanili. L'incontro reciproco con la musica avviene con l'ascolto di Giorgio Bressan, del quale De André tradurrà alcune canzoni, inserendole nei suoi primi album a 45 giri. La passione ha corpo anche grazie alla sua scoperta del jazz e alla assidua frequentazione degli amici Luigi Tenco, Gino Paoli e del pianista Marco De Santis ed altri artisti. Nell'ottobre del 1961 la Karim pubblica il suo primo 45 giri. Il disco contiene 2 brani, Nuvole e Barocche, ed è Fu la notte. Il 2 maggio del 1963 avviene il debutto televisivo del cantautore. Secondo quanto affermato da De André in un'intervista del Corriere della Sera, nel 1964 ho sostenuto l'esame di ammissione come autore della parte letteraria alla SIAE di Roma per poter depositare a proprio nome le sue canzoni. Nel 1964 incide la canzone Marinella, che gli darà il più grande successo e notorietà a livello nazionale 3 anni dopo, quando sarà interpretata da Nina. Il testo, di apparenza fiabesco, è ispirato a un fatto di cronaca. La pubblicazione di un nuovo disco, di rincisione a opera di riverberi di vecchie canzoni incise per la Karim, intitolato Canzoni, darà inizio alla collaborazione con Francesco De Gregori. Proprio durante la registrazione di questo disco, nello studio a fianco, sta registrando il suo nuovo disco da solista Dori Ghezzi. È l'inizio di una nuova e duratura relazione che sfocia nel matrimonio tra i due il 7 dicembre del 1989, dopo 15 anni di convivenza. Durante le prove di un concerto nel 1998, De André lamenta dei parti dolori, gli viene diagnosticato un carcinoma polmonare. Muore l'11 gennaio del 1999, un mese prima di compiere 59 anni. Bene, secondo me perché De André è stato un talento? Perché è riuscito a scrivere testi che erano vere e proprie poesie, a parlare della gente comune, di prostitute, di ribelli, e soprattutto nel tempo storico in cui scrive le canzoni, che è riuscito a scrivere testi che magari non erano in itinere al periodo storico e cambiare tutto quanto le norme per scrivere testi che erano poesie pure. Grazie mille per l'ascolto.